La Chiesa Madre di Gerusalemme, celebrando il quinto anniversario dell'elezione, ha espresso solidarietà e affetto a Benedetto XVI, che in giugno sarà a Cipro. Il nostro viaggio alla scoperta dell'isola che attende il Papa comincia dalla città di Larnaca. Successo per la prima giornata all'insegna dell'eredità storico-culturale dello straordinario sito archeologico di Sebastia. Un'esposizione permanente sulla Sindone a Gerusalemme, a pochi passi dal luogo in cui avvennero i fatti a cui quel lenzuolo sembra far riferimento con impressionante probabilità. In Terra Santa, affetto e gratitudine per Benedetto XVI e per i suoi 5 anni di pontificato, durante i quali ha compiuto 14 viaggi internazionali e pubblicato 3 encicliche, un pontificato promotore di rapporti ecumenici e di dialogo interreligioso. 3 incontri hanno marcato le celebrazioni in Terra Santa per i suoi 5 anni di pontificato. Uno nella città di Betlemme, nei territori palestinesi, nella chiesa di Santa Caterina, e 2 in Israele. Lunedì 19 aprile, a Gerusalemme, la celebrazione della messa nella chiesa dell'Istituto Pontificio Notre-Dame è stata presieduta dal nunzio apostolico Monsignor Antonio Franco e concelebrata da vescovi e molti sacerdoti, con la partecipazione di autorità religiose, civili e leader di altre chiese cristiane in Terra Santa. Nella sua omelia, padre David Newhouse, responsabile per la comunità cattolica di lingua ebraica, ha tracciato un parallelo tra la missione degli apostoli e il pontificato di Benedetto XVI. Egli ha sottolineato che il Papa ha messo a punto la missione di Pietro senza fermarsi alle sofferenze e alle incomprensioni. Nella visita in Terra Santa ha testimoniato il dialogo con ebrei e musulmani. Il Papa è venuto qui, ha detto, come un amico di entrambe le parti. Quindi una grande preghiera per il Papa anche in questo momento un po' difficile, per assicurare lui che lo vogliamo bene, che capiamo quanto sia difficile e pesante il suo ministero, e così anche altri non cristiani di altre chiese non cattoliche ci hanno accompagnati per celebrare oggi e per pregare insieme. Una chiesa gremita, tanti sacerdoti, religiose, religiosi, popolo di Dio, per esprimergli questa nostra solidarietà, questo affetto filiale che ci unisce a lui, per sostenerlo anche con la nostra presenza, con la nostra preghiera, perché continui ad essere il maestro. È adagiata sulla costa sud-orientale dell'isola ed è oggi un frequentato centro turistico e balneare. Larnaca, l'antica Kition, la città dei Micenei e dei Fenici e del filosofo Zenone, da un punto di vista cristiano è soprattutto conosciuta per essere il luogo dove giunse e visse per 30 anni Lazzaro, dopo la sua risurrezione. Nel centro cittadino la chiesa ortodossa, dedicata al santo di Betania, di cui nella cripta è venerato il sarcofago, è meta privilegiata di turisti e pellegrini cristiani. La tradizione orientale dice che Paolo e Barnaba avrebbero fatto sosta anche qui, a Larnaca, dove avrebbero incontrato e consacrato vescovo Lazzaro. Il Papa non farà tappa qui, se non per lasciare Cipro l'ultimo giorno, quando partirà dall'aeroporto internazionale di questa città. Ma a Larnaca c'è una sia pur piccola realtà cattolica che gravita attorno alla chiesa francescana di Santa Maria delle Grazie, una delle 4 parrocchie cattoliche latine di tutta Cipro. Dicono che 99% sono greci ortodossi, qui soltanto 1% siamo cattolici, e questo alcune sono di rito maronita e noi siamo di rito latino. Anche i cattolici di qui, dunque, che sono soprattutto immigrati, pochi i ciprioti autoctoni, si stanno preparando alla visita del Papa, assieme ai frati della custodia di Terra Santa che vivono presso l'annesso convento. La parrocchia si prepara prima di tutto spiritualmente. Abbiamo cominciato a dire tutti i giorni preghiere per il nostro Papa, per la sua salute, per la sua visita, per la nostra... aprire i nostri cuori per ricevere questa visita di lui come una grande benedizione del Signore per tutti noi. Come detto, Benedetto XVI non visiterà Larnaca, ma tutti i cattolici della città il 5 e il 6 giugno non mancheranno di raggiungere Nicosia, la capitale, per accogliere il Papa. Maroniti e latini siamo tutti pronti per essere là. E non solo i cattolici di Larnaca attendono Benedetto XVI. Padre Makarios, il monaco ortodosso custode di San Lazzaro, dalla visita del Papa a Cipro si augura soprattutto frutti di unità. Gli episcopi di questo Papa
Il Papa è il benvenuto. Speriamo che la sua visita possa aiutare l'unione di tutti i cristiani, perché di chiese ce n'è una sola. Cristiani, che chiesa? Mia in Iglesia. Grande successo per la prima giornata all'insegna dell'eredità storico-culturale di Sebastia. Circa un centinaio di persone hanno potuto visitare il piccolo sito archeologico che conserva ancora oggi resti di quella che fu, a partire dal 25 a.C., una città romana. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce spettacolari vestigia, visibili sull'acropoli, come la torre ellenistica ed i resti romani del tempio dedicati all'imperatore Augusto. Ma passeggiando in mezzo al verde della città fondata da Erode il Grande nell'antica Samaria, vecchia capitale del regno israelita del nord, sono ancora visibili il vecchio foro, la basilica, il teatro, lo stadio, le mura e la strada colonnata. Poco più in basso, nel centro del piccolo villaggio palestinese, sorge la grande cattedrale che nel 1187, dopo la conquista di Sebastia da parte delle armate di Saladino, venne trasformata in moschea e dedicata al profeta Yahya, il nome musulmano di Giovanni Battista. Il sepolcro dell'ultimo profeta è oggi ancora visibile, accompagnato ai lati dalle tombe di altri due profeti, Eliseo e Abdia, due personaggi biblici. Ma mentre la tomba fin dal IV secolo veniva visitata da pellegrini, la parte antica della città era lentamente lasciata cadere in rovina, le case storiche abbandonate e l'abitato si spostava attorno alla moschea. Quando siamo venuti qui per la prima volta con padre Michele Piccirillo dello Studio Pubblico Franciscanum era il 2002 e ci eravamo resi conto che questo luogo era un luogo piuttosto importante. Siamo a sud del muro della cattedrale crociata e l'edificio stava crollando. Ci siamo resi conto subito che l'edificio era molto prezioso. Grazie a un contributo della cooperazione italiana siamo riusciti a iniziare il lavoro nel 2005. Anche a Gerusalemme, presso il centro Notre-Dame, a pochi metri dal Santo Sepolcro, i pellegrini possono visitare un'esposizione della copia della Sindone. Quando arrivano a Gerusalemme vogliono camminare la Via Dolorosa e arrivare alla Golgota, poi la tomba vuota di Gesù. Allora avere un'esposizione della Sindone qui a Gerusalemme è una grande ricchezza complementaria che completa l'esperienza. Nell'esposizione il primo impatto è con la Sindone, con tutti i segni della passione che corrispondono a quelli descritti nei testi biblici, come l'impronta nel tessuto dell'incoronazione di spine, le macchie di sangue causato dagli strumenti della flagellazione, i chiodi che lo tenevano appeso alla croce. I dipinti raffigurano il modo in cui è avvenuta l'unzione del corpo e la tomba del tempo di Gesù. In mostra ci sono anche i vari studi svolti nel corso dei secoli e la fotografia con il risultato sorprendente della figura invertita, la foto apparsa sul negativo. L'intero corpo anteriore e posteriore mostra tutti i segni della flagellazione e della crocifissione. Con strumenti moderni si è cercato di recuperare la vera immagine della Sindone, come lo studio tridimensionale o l'ologramma fatto in Olanda. Studi dettagliati hanno scoperto che il polline trovato tra le fibre del tessuto proveniva proprio dalla regione di Terra Santa e più precisamente tra Hebron e Gerusalemme. Una particolarità della mostra è un corpo in bronzo con le stesse dimensioni della Sindone, anche con la riproduzione delle ferite. In occasione della mostra della Sacra Sindone a Torino, l'arcivescovo Severino Poletto ha dichiarato: «C'è chi la contesta e la critica, ma la Chiesa l'ha venerata a causa delle altissime probabilità della sua autenticità. Ci sono molti argomenti a favore, c'è una relazione diretta tra Sindone e narrazione dei Vangeli». La Chiesa non ha mai fissato uno standard per la figura di Cristo. La tradizione cristiana, attraverso l'iconografia, presenta la figura divina di colui che, secondo il salmista, è il più bello tra i figli dell'uomo.